Vangelo di oggi troviamo il racconto dell'episodio della trasfigurazione. Gesù che sale su un monte, le vesti diventano bianche, si trasfigura davanti agli occhi dei discepoli che lo accompagnavano e incontra Mosè ed Elia. In realtà, dal punto di vista educativo, dal punto di vista pedagogico, non mi fermo in questo momento sul significato spirituale di questo testo, dal punto di vista educativo c'è un elemento che trovo intrigante e sfidante. Ogni educatore, ogni insegnante, prima o poi svela il suo vero volto sempre più in pienezza alle persone che gli sono affidate, perché non si può educare, non si può insegnare se non essendo se stessi, se non testimoniando qualche cosa di sé, se non svelando sempre in modo progressivo, sempre di più il proprio volto. Ecco che allora però è essenziale che il volto che si svela alle persone che ci sono affidate sia un volto che abbia alcune caratteristiche. Noi non possiamo pensare che il volto che si svela è il volto divino di Gesù, come nell'episodio della trasfigurazione, che abbia alcune caratteristiche. La prima, il volto che si svela è il volto che rivela una pienezza di umanità, cioè una umanità compiuta, matura, saggia. In secondo luogo, il volto che si svela è quello di colui che ha fatto proprio il termine del cammino che propone ai propri allievi. Se io sto insegnando filosofia, pedagogia, letteratura, matematica alle persone che mi sono affidate, in fondo io devo cercare di incarnare in me gli effetti positivi sulla mia umanità di quello che quel cammino formativo può portare a qualsiasi persona, a qualsiasi essere umano. E svelando questa pienezza di umanità educata, questa pienezza di umanità formata a coloro che stanno seguendo le mie tracce lungo quel cammino, ecco che potrò in questo modo anche incentivarli, motivarli a camminare più sciolti, a camminare più sicuri, a camminare con la certezza o con la speranza che sia un cammino che porta in una bella direzione.